regionale alla sanità Massimo Russo nell'ultimo incontro che ha avuto qua a Ragusa, e ancora un tantamme per quanto riguarda anche la posizione dei sindacati. Qual è il punto di vista da parte del capogruppo all'ASL del PDL? Ma io credo che questa gestione aziendale stia dimostrando di essere fallimentare dal punto di vista della programmazione, dal punto di vista dell'azione e dal punto di vista della reazione. Cominciamo, programmazione. Non riescono a programmare un bel nulla, a tal punto che si rischia di perdere finanziamenti importanti perché si è in assenza di progetti esecutivi. Qualche mio collega ne ha parlato qualche settimana fa, la situazione rimane grave, più grave di prima. Non si riesce nell'azione a rendere efficace la conduzione dell'azienda se è vero che nei distretti si smantellano le unità operative. Per esempio, nel distretto 2 si preannuncia la chiusura del pronto soccorso di Scicli e per converso non si potenzia nessun servizio. Quindi i ragusani di questa parte della provincia tra un mese saranno in balia della inefficienza e del disservizio più totale, con livelli di pericolosità senza precedenti, altro che livelli essenziali di assistenza. Stiamo andando contro ogni norma, contro ogni regolare tutela e presidio delle esigenze dei pazienti. Reazione. Ci sono delle riduzioni di spese, tutte praticate sulla pelle dei pazienti. Perché quando per ridurre la spesa si accorpano i reparti, si smantellano i pronto soccorso e si crea un solo primario di pronto soccorso in un distretto che vede insieme associati i nosocomi di Vittoria, di Comiso, di Scicli e di Modica, si è creata una situazione per la quale domani sicuramente il disservizio sarà senza precedenti. Se a questo aggiungiamo gli spettacoli indecorosi di cui si è parlato anche a livello nazionale e regionale, delle masserizie ammassate nei corridoi del Maggiore con attrezzature non utilizzate, attrezzature da utilizzare, è una situazione che non si era mai verificata in provincia di Ragusa, io credo che il quadro sia completo. Allora perché noi dobbiamo oggi elevare la reazione? Perché la provincia di Ragusa non ha mai avuto situazioni del genere. I convenzionati esterni della provincia di Ragusa non meritavano il trattamento riservato dal dottore Ginotta e dall'assessore Russo, perché la provincia di Ragusa è stata sempre una provincia virtuosa, che non ha mai sforato, che ha sempre dimostrato con le precedenti conduzioni di non meritare il trattamento che adesso stanno infliggendo. Con la scusa e il pretesto della riduzione della spesa indiscriminata propinata dal Russo, gli attuali dirigenti dell'ASP sono strumenti di una penalizzazione, di un deperimento, non sono strumenti di una difesa e di una tutela e di un presidio delle esigenze ragusane. Stanno riversando su Ragusa le conseguenze di altre situazioni, magari da sanare, magari da bonificare, magari da moralizzare, ma non era Ragusa che poteva essere la destinataria di queste penalizzazioni. E allora, siccome questo sta accadendo che si dovevano difendere gli ospedali di Scicli e Comiso e si sta andando verso la chiusura, si dovevano potenziare i PTA e i PTE, non si sta vedendo nulla, è tutto a livello di proclami, è tutto a livello di dichiarazioni propagandistiche, ma non c'è nessun risultato operativo. Allora, nei confronti di questa situazione bisogna sicuramente organizzarsi e reagire e fare in modo che la situazione ritorni ai livelli precedenti, perché a Ragusa non possono dire nulla, non ci sono condizioni ragusane che possono essere denunciate come negative, non è mai esistita nella storia di Ragusa una situazione rispetto alla quale oggi possono reagire dicendo stiamo facendo. Allora perché presentano un atto aziendale di 3.396 unità e non fanno il reincarico agli infermieri, per cui c'è un infermiere ogni 30 pazienti, una situazione da terzo mondo, non è mai accaduta una cosa del genere, un infermiere ogni 30 pazienti, ogni 30 degenti, per non parlare poi di alcune unità operative che sono a condursi da un reparto all'altro quando fanno il turno notturno, in modo tale da non poter essere operative né per la loro professionalità né per l'esigenza del paziente. Credo che questa sia una situazione che merita un'attenzione particolare delle forze politiche, sociali, dei sindacati e anche perché non delle istituzioni, dei sindaci a presidio del territorio. A proposito di situazioni negative, però anche il caso che è accaduto nella chirurgia civile merita una battuta. Merita una battuta, ma quando io dico inefficienza nell'azione, nella programmazione e nella reazione,
questa azienda cosa fa? Ma è possibile che ci siano controlli a doppio binario? Voi sapete che c'è un medico dell'ospedale di Scicli che per una motivazione rispetto a quella che voi vi state sottoponendo, diciamo così, irrisoria, è stato espulso dall'azienda, licenziato. Evidentemente l'azienda c'è dove controlla e c'è dove non controlla. Come fa l'azienda a dire noi non sapevamo rispetto ad una situazione che altri dicono di avere documentato tante volte? Allora è chiaro che anche queste sono le conseguenze di una inefficienza nella conduzione dell'azienda, nel controllo e nella vigilanza, che poi conducono anche a questi esiti. Per quanto riguarda